Buongiorno, siamo stamattina con il sindaco di Monte di Procida, Franco Iannuzzi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, iniziamo con una prima domanda per il sindaco sul nuovo documento presentato alla città negli ultimi giorni. Monte di Procida è in cammino. Signor sindaco, quali sono i motivi che l'hanno spinta alla redazione e dunque alla diffusione di questo nuovo documento alla città? Informare i cittadini, informare i miei concittadini è un dovere. Devo dire che in questi primi 3 anni e mezzo di mandato l'ho fatto poco. Abbiamo iniziato e per il prossimo anno lo intensificherò. Spero proprio che il 2010, a cadenza trimestrale, io possa dare un'informazione corretta a Monte di Procida, perché possa valutare l'operato dell'amministrazione. È un segno di trasparenza, di buon governo, di far sì che il cittadino possa sapere tutto ciò che avviene sul nostro comune. Io debbo anche informare con molta soddisfazione che dal 1º gennaio di quest'anno tutti gli atti, decreti, determine, deliberazioni di giunta e di consiglio, noi li porremo sul nostro sito, quindi via web. Tutti potranno sapere tutto ciò che facciamo per Monte di Procida. Grazie Sindaco. Quali sono i punti a cui tiene in particolar modo presenti all'interno di questo documento? Guarda, noi ovviamente parliamo per obiettivi, si deve parlare per obiettivi. Noi quando nel 2006 ci siamo presentati alla città, abbiamo detto che la nostra Monte di Procida aveva bisogno di un cambiamento radicale e sappiamo anche che i cambiamenti radicali partono dallo stesso comune. E devo dire che taluni obiettivi, quelli di avere una macchina comunale efficiente, rispettosa del cittadino, che il cittadino sia dominus, sia signore, sia servito dalla macchina comunale e dagli impiegati, poi sono stati premiati anche da una legge. Oggi quello che noi dicevamo nel 2006 lo dice anche il governo nazionale. Brunetta sta facendo una campagna perché gli impiegati siano più gentili nei confronti del cittadino e questo è stato l'obiettivo. Ovviamente è un cammino però difficile, perché gli interessi sono tanti e sono a volte anche contrastanti. Ed in più al comune di Monte di Procida abbiamo anche tante persone che a volte per antipatia forse ritengo nei confronti del sindaco o per un malinteso concetto di democrazia. Che io sono stato eletto nel 2006 per fare e per risolvere i problemi di Monte di Procida. Tutta la macchina comunale, tutti gli impiegati, tutti i funzionari devono fare sistema insieme al sindaco, non ostacolarlo. Qualche volta invece l'ostacolo avviene. Gli impiegati ostacolano il comune a risolvere questi obiettivi. Gli obiettivi principali sono quelli che io mi sono permesso di indicare. Noi vogliamo una Monte di Procida più sicura e l'installazione di un sistema di videosorveglianza in tutte le piazze va in questa direzione. Quindi già oggi noi sorvegliamo tutto quel che avviene in piazza 27 Gennaio, Sant'Antonio, San Giuseppe e Cappella. Poi vogliamo una Monte di Procida più pulita e vogliamo potenziare la raccolta differenziata. Nonostante la Regione Campania sia tra le peggiori regioni italiane, lo abbiamo visto, insomma, Napoli era sommersa di rifiuti e naturalmente oggi paghiamo anche questo prezzo straordinario, anche Monte di Procida è un comune virtuoso. Ed infine una Monte di Procida, diciamo, più prospera, che attraverso un utilizzo più corretto, diciamo,
che un'acqua morta che nelle regole possa dare reddito, occupazione a tutta la città, ed è un dato di fatto, basta andare ad Acqua Morta, vedere come era prima e come oggi, ha questo obiettivo, quindi una Monte di Procida più sicura. Ed infine sempre un obiettivo forte è quello di risanare Cappella. A Cappella ci sono problemi atavici di decenni mai affrontati. Il primo è il risanamento igienico del sottosuolo, le fogne. Noi abbiamo iniziato nel 2006, abbiamo fatto tutto il tratto di fogne di via Caranfe, il tratto di fogne di via Cappella, e a gennaio inizierà un importante lavoro per oltre 220.000 euro che contribuirà a risanare, diciamo, proprio la cappella storica. Però avremmo bisogno anche di una collaborazione del Comune di Bacoli, perché questi interventi dovrebbero essere al 50% fra Monte di Procida e Bacoli. Oggi voi sapete che Bacoli è commissariata, devo dire che non è che abbiamo ottenuto grandi cose quando c'era il sindaco, però ovviamente parlare con un organo democraticamente eletto è certamente migliore che non parlare con un commissario prefettizio, che è una persona molto per bene, però lontana dai problemi di Bacoli. Quindi io voglio rassicurare il cittadino di Monte di Procida: noi ci muoviamo lungo queste quattro direttrici di traffico, più sicura, più pulita, più prospera, una cappella rinnovata e un Monte di Procida in cammino verso gli anni prossimi, che noi ci auguriamo siano migliori. Grazie sindaco. Grazie.